Anche i santini evidentemente, dal sorum, eccetera, il cibo che avevano mangiato, certamente. E allora fa questo appello, che è un appello che fa anche a noi continuamente per la nostra vita. Dice: vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Quindi allora prima dice vegliate e pregate. Che significa vegliare? E lui stesso ce lo spiega. Quando dice siate con la lucerna accesa e con la cintura ai fianchi, dicendo che lui verrà e vuole trovarci pronti, nella paradrone che la va via, poi torna e vuole trovare i servi, eccetera. Allora dice, vegliate, dice siate con la lucerna accesa, è la fede naturalmente. Che cos'è la fede? Cioè il modo di vedere le cose come le vede Dio, questa è la fede, no? E quindi questa mentalità nuova, perciò ci troviamo sempre lo stesso discorso, quindi vedere le cose come le vede Dio, e la luce che viene dallo Spirito Santo. E poi la cintura ai fianchi, perché non è, la fede non è una semplice contemplazione o un'adesione intellettiva, ma anche un'opera che noi facciamo. Che erano stati testimoni della sua trasfigurazione sul Monte Tabor, perché gli fossero vicini in questo momento così difficile e si preparassero con la preghiera assieme a lui, cioè che quando stava per accadere sarebbe stata una prova terribile anche per loro. Infatti per il maestro, no? Gesù sembra che sia fallito tutto, quindi è una prova. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, cosa la carne è debole. Queste parole, lette alle circostanze in cui sono state pronunciate, prima ancora che una raccomandazione rivolta da Gesù ai discepoli, occorre vederle come un riflesso del suo stato d'animo, cioè del modo con cui egli si prepara alla prova. Di fronte alla passione imminente egli prega nel suo spirito, lotta contro la paura e l'orrore della morte, si getta per essere fedele fino in fondo alla sua volontà e aiuta i suoi apostoli a fare altrettanto. E quindi è lui stesso che prega, infatti tutta la fino a quando arriva giunto, arriva qua, e saranno state ore delle quali ha pregato, ha sentito il peso di tutto quello che faceva, ha previsto tutto, come Dio sapeva tutto, e quindi la forza gli viene dal Padre. Ecco, San Luca dice anche che il Padre, per dargli più forza, gli mandò a confortarlo. La didattica che Chiara anche ha scoperto, ha vissuto e ha diffuso. Questa parola di vita di ogni giorno, la tenere sempre presente, in modo che siamo sempre svegli su quello che è lo scopo della vita, delle cose che noi facciamo. Perché lo scopo non è quello di fare le cose, ma di vivere la parola di Dio in quella cosa che facciamo. È questo che ci rende svegli, è questo che ci sveglia, e quindi la coscienza si affina, diventiamo sempre più sicuri, maturiamo, eccetera. Acquistiamo, come dicevo prima, la personalità cristiana, i figli di Dio. E la vigilanza è inseparabile dalla preghiera, perché la preghiera è indispensabile per vincere la prova, la fragilità dell'uomo, la debolezza della carne, può essere superata mediante quella forza che viene dallo Spirito. Adesso andiamo dopo di sottolineare bene questo aspetto. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, lo spirito è pronto ma la carne è debole. Come vivere allora la parola di vita di questo mese? Anche noi dobbiamo mettere in programma l'incontro con la prova. Prove ne avremo tutti e ne avremo sempre, fino alla fine della vita. Le prove che vengono da noi e vengono anche dal diavolo, perché il diavolo ci vuole sempre attirare dalla parte sua, quindi non è solo il diavolo, siamo anche noi, no? Anche quelli che stanno intorno a noi, che tante volte ci mettono alla prova, tante prove, piccole o grandi che siano. Quindi non è una cosa, vedete, da vedere, ma quando avrò la prova, no.
le prove sono quotidiane, quotidiane. Se noi stiamo attenti, stiamo svegli, vediamo che siamo continuamente provati a fare che cosa? A scegliere, a fare quelle che vuole Dio o quelle che voglio io. Poi sono diverse, più grandi, più piccole, prove di, dolori fisici, di dolori spirituali, tanti medici, insomma, sono tante le prove, sono tante, noi ne abbiamo tutti i giorni e tutti quanti. Allora, in programma l'incontro con la prova, piccole, grandi prove che si incontrano ogni giorno, prove normali, prove classiche in cui chi è cristiano non imbattersi, quindi non ci illudiamo. Ora la prima condizione per superare la prova, ci avverte Gesù, è la vigilanza su noi stessi, quindi accorgersi, vedere, che significa anche guardare in faccia la prova. Non aver paura, non nascondersi, non dire ma forse non so, mi distraggo, no, affrontarla. Si tratta di saper discernere, di rendersi conto che sono prove permesse da Dio, non c'è perché ci scoraggiamo, ma perché superandole maturiamo spiritualmente. Quindi se prove, cioè non volute direttamente, permesse perché ci aiutano a discernere. La prova è un momento di decisione, è un momento, è un allenamento, diciamo, costante nella vita spirituale, la prova. È senza parole, soprattutto quando penso che in questo periodo tutti stanno a progettare grandi evasioni, queste vacanze, chissà come se le aspettano, cosa devono fare, progetti, eccetera. Mi ricordo sempre, San Giovanni, che le vacanze sono la vendemmia del demonio. Ed è vero, insomma, ce ne accorgiamo noi che stiamo a contatto con le persone, l'anima, così. Quando andiamo a settembre, veramente ci accorgiamo, insomma, no, che è dentro una devastazione, non è la loro anima. E Gesù diviene anche il nostro riposo, perché lui l'ha detto, venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi e io vi ristorerò. Quindi si tratta proprio di una dimensione dell'anima, non è detto che riposava nelle cose pazze, non è così. Adesso Don Pasquale si va a riposare nell'eremo. Ci insegna a noi, no? È la preghiera del pastore dell'anima. Io vorrei solo ricordare che abbiamo in questo mese, in modo particolare, il giorno 8, questa grande pizza comunitaria. Sì, abbiamo pure quelle di agosto, come no? Mezzo di agosto, dimmi tu. Salvatore di comunica la cosa bella. Vabbè, ma in questo faremo un grande lancio per la giornata, così insomma disperdi invece quel giorno deve diventare un grande lancio. Allora, per quanto riguarda questa scuola di formazione sulla comunione che parlavamo, ho pensato a diverse iniziative per avere portafondi, che come diceva Don Bettino costava un po' tanto appunto per i giovani che studiano e quindi non per tutti, sì, anche per i lavori. Perché noi abbasseremo un po' in questo momento. E quindi abbiamo pensato a diverse iniziative per avere portafondi. Una è quella di venerdì, questa pizza che si fava tutti da me, cioè penso che tutti lo sapete. Sabato 20:30 alla fattoria Beniduce abbiamo pensato a pizza insieme. E ci sarà Don Mimo che ci canta qualche canzone, poi c'è qualche sketch teatrale, qualche vari spettacoli. Il biglietto costa 10 euro e una parte del ricavato va alla raccolta fondi. 5 per la pizza, mettiamo nella cassa. Nella cassa giusto per tutti quanti, come diceva di voi, è interessato, ci sono ancora dei biglietti disponibili che prendiamo in donazione. Poi un'altra iniziativa è quella di un weekend a Ischia che sarà dal 9 all'11 settembre e il biglietto costa un euro.
quindi un euro penso che sia un costo accessibile a tutti. C'è ancora questo blocchetto qui che mi auguro che intanto veniate qui a prendere un sconto. E quindi tutte queste iniziative poi cosa? Non ho capito. Ah, il sorteggio, il sorteggio è il 28 agosto. Quindi... Ma noi siamo tornati da casa. Sì, noi siamo il 27, quindi al ritorno da casa ne facciamo il sorteggio. E quindi sicuramente vi porteremo tutti nel cuore di tutte queste cose che avete fatto per noi. Qui sono i biglietti e qui c'è il CD Don Mimmo. Ecco, CD di Don Mimmo. È il nuovo CD che si chiama Vegliando le Stelle. Don Mimmo ha detto nella presentazione, io lo ho ascoltato alla lavoro, dice che lui non chiede perché le cose di Dio non si chiedono. È bello quello che ho visto, però un'offerta che annunciamo a Fettore, che ognuno di noi, per esempio, se so che vado a comprare un CD di un cantante, so che costa 20 euro, quindi assai. Da 5 almeno costa 8, 10, 10, da 10. E poi noi abbiamo poi la festa della Madonna del Carmine, dobbiamo proprio unire tutte le forze perché questa festa, che è una festa antica di Pomigliano, è una festa che da sempre, no? Ha tenuto unita la città, quindi la dobbiamo vivere bene. E ci sono tanti appuntamenti, mi pare che domani si comincia a organizzare per la pesca, si trasportano giù i tavoli, insomma, tutte le persone che sono abili, no? Vengono in forza, ecco, vengono qui a dare una mano. Allora sono 7. Alle 5 e mezza. Ma pure le persone che non sono abili si devono solo mettere su un gradino e le facciamo perché noi facciamo la catena e così non ci stanchiamo. Quindi tutti possono venire. Sì. E poi gli uomini a che ora devono venire? Alle 6. Alle 6 vengono gli uomini a dare carità. Va bene.